Expo Vending Sud 2019, siamo allo stand di La Contadividi, la macchina realizzata dalla Promel SRL, un'azienda tutta italiana e ben rappresentata anche oggi da Federico Bistarini, il suo responsabile vendite. Bentornato Federico. Grazie, bentrovato Fabio in questo contesto davvero interessante che in Sicilia ci ha ospitato per la seconda volta e al quale partecipiamo con grande piacere per poter incontrare i nostri clienti e i visitatori della Sicilia. Incontrarli per poter dimostrare de visu e praticamente le macchine che sono qui esposte, iniziando da quella che è alle nostre spalle. È proprio così, perché niente è più efficace che mostrare in funzione i nostri prodotti. Nella nostra categoria ci sono tante offerte ai prezzi più svariati, quindi per noi è importante far capire ai nostri clienti che cosa offriamo e che cosa c'è dietro una fotografia di un prodotto. Eccoci qua. Io passo davanti in modo da non andare a bloccare la telecamera. Iniziamo da questo modello. Sì, che è il modello che è il più semplice destinato ai nostri clienti vending. È un modello che negli ambiti autolavaggi, lavanderie, sta davvero riscuotendo un grande riscontro perché consente in piccoli spazi e anche con costi più contenuti di avere la qualità Promel in casa. La limitazione, se vogliamo chiamarla così, è che la macchina non divide le monete da 5 e 10 centesimi, però è una limitazione relativa perché di solito le realtà a cui ho fatto riferimento prima hanno poche quantità di questo tipo di monete e quindi riescono a gestire una suddivisione successiva. Le esigenze cambiano Io ripasso davanti a te e mostriamo il secondo modello, che è la Brava 7, una macchina che ormai da alcuni anni abbiamo rivisitato e reingegnerizzato. È una macchina che è destinata ad accogliere grandi quantità di monete in un solo conteggio. E questo non è rivolto soltanto alle realtà più strutturate, più grandi, che insomma hanno grossi volumi. Molto spesso anche le realtà a conduzione familiare hanno l'esigenza di contare settimanalmente o quindicinalmente. E in quel caso le monete si accumulano e questi volumi di carico sono quello che servono per poter gestire questi quantitativi di denaro. Lì nasce la Brava, qualità Promel, il prodotto contiene il nostro core, il nostro processo e quindi anche questo è un modello che interessa molto nel settore del vending. Andiamo alla terza, ricordando però che queste sono tutte macchine prodotte, realizzate in Italia in modo assolutamente artigianale e con una robustezza che la dice lunga. Stai bussando sulla parte più delicata della macchina, che è la plastica, che è quella che ci interessa meno di tutte, perché la parte che veramente interessa ai nostri clienti è l'interno, che è tutto in acciaio, e questo è il vero segreto della qualità della Contadividi. E bene, questo è il grande classico per il vending, 7 uscite dai 5 ai 2 euro, dai 5 centesimi ai 2 euro, c'è tutto il plafond delle monete, quindi avrete notato, cari amici, che in tutti questi casi c'è bisogno di caricare manualmente le monete. Da qui abbiamo pensato di ampliare la nostra gamma per il vending e non solo, realizzando questi modelli che invece fanno tutto il processo di conteggio automaticamente. E quindi abbiamo la 501, che è la versione automatica della macchina che abbiamo visto prima, e la 800, ultimissima questa tra l'altro, di ultimissima realizzazione, l'ultimo modello che abbiamo presentato proprio di recente, e la 801A, che invece che è questa, insomma, apparentemente più grande. È più grande, ma è più grande non solo come modello, qui abbiamo anche realizzato una comoda alzata in termoformatura che consente di utilizzare cassetti più ampi. Ma la macchina, se non c'è l'esigenza di grandi conteggi, può tranquillamente lavorare anche con cassetti più piccoli e ritorna ai volumi della 701. E allora, quale mettiamo in funzione per ascoltare il magico tintinnio delle monete? Che scegliere? Io sarei tentato per quella, ma
questa la vedo più compatta, più adatta a coloro che sono all'altra parte e forse anche più versatile sotto certi aspetti. È sempre legata alle esigenze, ma questa sorprende perché nonostante la compattezza e tutto ha le stesse performance dell'809, quindi mi fa piacere anche a me far vedere questa in funzione. Metti in funzione, ditino su start, via. Vediamo se il cameraman riesce ad avvicinarsi per mostrare un funzionamento che, come si vede, è assolutamente automatico e consente all'operatore di occuparsi di tutta un'altra serie di azioni che fanno parte del quotidiano in questo settore. La macchina nel frattempo lavora per conto suo, lavora alla massima velocità possibile, quindi in modo completamente ottimizzato, e realizza, oltre che la separazione, oltre che al conteggio, anche la possibilità di contazione. In 30 secondi, e anche meno direi, è riuscita a esaurire il volume abbastanza ampio di monete che era all'interno. Hai dato l'ok per stampa, abbiamo contato 574 pezzi, quindi come hai visto, hai detto bene, insomma, una trentina di secondi abbiamo più di 500 monete. La velocità media di questa macchina è quasi 1400 monete al minuto. Tecnologia made in Italy, completamente made in Italy. Mi lasci dire un'altra cosa importante sempre riguardo a made in Italy: abbiamo appena, proprio in questa sede, suggellato anche la collaborazione con Seasoft, che è un gestionale che qui in Sicilia è piuttosto diffuso. Sono molto contento di poter dire che abbiamo finalmente completato tutte le azioni tecniche che servono per l'integrazione dei nostri prodotti con il gestionale, e quindi adesso si può davvero ufficializzare che Seasoft è un applicativo completamente compatibile con le contadividi. E allora, per tutti coloro che sono dall'altra parte e che desiderano avere un contatto con la Promel, qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo suggerire per potervi scrivere senza alcun impegno? lacontadividi@promel.it, semplicissimo. Semplicissimo, grazie Federico, sei diventato un professionista davanti ai microfoni e alle telecamere di vendintv.it. Ti ringrazio e ti auguro buoni affari qui a questa nona edizione di Expo Vending Sud 2019. Ti ringrazio Fabio, un saluto a tutti e ci sentiamo presto.